Un saluto a tutti. Questa volta iniziamo con un filmato che sarà il primo di una serie di mini recensioni. Cercherò di essere breve e di non fare video da 20 minuti, ma spero di farli tipo da 5 minuti o qualcosa del genere. Partiamo quindi con il Sony FE 28mm F2. Partirò con peso e dimensioni, che in questo caso sono ottime, direi, e il peso di 200 grammi è tutto sommato abbastanza ridotto. La qualità costruttiva è piuttosto buona, l'obiettivo a prima vista sembra molto molto solido, con nessun elemento mobile all'esterno, tranne ovviamente la ghiera di messa a fuoco. Paraluce in plastica abbastanza buono, anche se io non lo uso mai, ma per chi fa frequente uso del paraluce direi che è piuttosto buono. Per quanto riguarda la messa a fuoco, direi che è piuttosto buona, abbastanza rapida e precisa. Come tutti gli obiettivi FE, la messa a fuoco manuale avviene tramite una ghiera comandata elettronicamente. Molto utile nel campo della fotografia, un po' meno nel videomaking, perché il cambio di sensibilità a seconda di come muoviamo la ghiera può andare a disturbare la messa a fuoco manuale durante le riprese video. Poco male, perché comunque ho utilizzato questa lente anche per riprese video, impostandola in messa a fuoco continua con il riconoscimento visi attivato, e devo dire che si comporta in maniera egregia, con cambi di messa a fuoco molto morbidi che simulano veramente quello che è la messa a fuoco manuale. Quindi anche nell'ambito video può dare buone soddisfazioni. Per quanto riguarda la qualità d'immagine, io sono rimasto abbastanza soddisfatto. La nitidezza è buona anche a tutta apertura ed è buono anche lo sfocato. Grazie a questo è quindi una lente che può essere sfruttata sia per foto di paesaggi, per esempio, ma io sono arrivato a farci anche ritratti senza particolari problemi, ovviamente con alcune limitazioni dovute al fatto che comunque è una lente grandangolare. Un unico difetto di questa lente è la distorsione, che è un po' esagerata per un grandangolo non troppo spinto come questo. Distorsione che comunque può essere corretta in post-produzione, ma che dà comunque un po' fastidio. Infine parliamo del prezzo, che è veramente ottimo considerando la qualità. È quindi un obiettivo che mi sento di consigliare soprattutto per il rapporto qualità-prezzo e perché ha come unico difetto appunto la eccessiva distorsione, difetto che comunque può essere, come detto prima, risolto in post-produzione. Bene, per questa mini recensione credo sia tutto. Se avete domande, fatele pure sotto il video. A presto!